Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce ancora, io sono Sara Vaccari, sono la presidentessa dell'Associazione degli insegnanti italiani di lingua italiana in Cina. Sono in diretta dall'Istituto di Cultura e è un caso, ma per noi questo è un posto, un simbolo dell'associazione perché è qui che abbiamo mosso i primi passi, che siamo stati battezzati pochi mesi fa. E questo è il nostro primo evento online del 2023 e sono ben lieta che il primo evento sia un evento su Dante, perché noi siamo l'Associazione degli insegnanti italiani di lingua italiana in Cina e Dante è il padre della lingua italiana. Beh, Dante è un po' come se fosse nostro padre, no? Ecco. Però non sarò io ad introdurre l'evento perché oggi passerò la parola al mio collega, una delle colonne portanti dell'associazione, che è il professor Fabrizio Leto. Lui è un professore associato di lingua e cultura italiana e linguistica presso la Sichuan International University di Chongqing. E Fabrizio introdurrà l'associazione e il nostro evento, l'evento il cui relatore è il dottor Lorenzo Nardari, lettore di lingua e cultura italiana presso la stessa università. Lascio la parola a loro, buon ascolto e buon Dante di. Grazie Presidentessa. Quindi l'evento, appunto, è il primo evento online di AI, Associazione di Insegnanti Italiani in Cina. Oggi il relatore Lorenzo Nardai, che si è laureato in Lettere Moderne presso l'Università Statale di Milano e si è occupato di attività divulgative di ambito storico e artistico a Bergamo. Ha pubblicato anche saggi su riviste specializzate e tenuto cicli di conferenze da diversi enti culturali in Lombardia. La sua attività in Cina comincia dal 2015, da qualche anno insegna presso l'Università degli Studi Internazionali di Sichuan, presso cui tiene, oltre a corsi di lingua e italiana, anche corsi di storia dell'arte e di letteratura. OK，大家好，很高兴跟大家线上相聚。就如刚才我们的主席所说的，这是我们协会的第一场线上活动。然后我是今天主持人，Fabrizio Leto，然后我是西双版纳大学的意大利语语言文学的副教授。然后我现在给大家介绍一下我们今天的主讲人，他是罗雷泽纳大理老师。然后他毕业于米兰国立大学的现代语言文学现代文学系。然后他在1999至2013年呢，在我们意大利的贝加诺的一个科学与文学博物馆，然后担任研究员的一个职务。然后现在呢，他也是有了在自己的所耕耘的领域有了一些成果，然后发表了一系列的著作以及论文、学术论文。然后目前呢，他目前呢，他是就职于我们的四川外国语大学的意大利语专业，然后他在2015年的时候，开始了目前的这份工作。OK，好，然后今天就是我们罗文宗老师的一个活动。L'evento di oggi nasce in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, per iniziativa personale del professore Nardari, che ha coordinato un gruppo di lavoro composto da studenti del Master in Italianistica, un dottorando dell'Università di Bologna, che ha conseguito il Master alla SISU. È un progetto che si propone di inquadrare in modo appropriato la figura del sommo poeta nel contesto storico nel quale visse.
quindi con un taglio divulgativo viene associato il testo a contesto, raccontando fatti salienti della biografia di Dante, ripercorrendone luoghi fisici e parallelamente luoghi letterari. Okay, 然后今天我们这场活动的这个起因呢，是来自于我们前人的这个但丁逝世700年的这样的一个纪念活动，然后我们的发起人 Lorenzo 老师呢，和我们一批学生合作，然后完成了我们的这样的一个项目，然后我们这一批跟我们一起合作的 来的学生呢，他们是我们四川外国语大学的本科生以及硕士毕业生，然后我们其中呢有一些硕士毕业生，然后现在正在博洛尼亚大学攻读博士学位，因此也就是有在意大利实地去主办这个活动的一个机会和 Lorenzo 老师一起合作。然后，这样的一个活动呢，它是寄希望于就是能够去切实的去走到我们但丁笔下的一些意大利的一些地方，然后给大家带来一个实景的一个体验。Quindi io ringrazio ancora AI per aver organizzato l'evento, la SISU per averci ospitato e passo la parola al professore Nardali. 我首先感谢这个在华意大利教师协会对我们这次活动的支持，然后也感谢四川外国语大学给我们这次举办活动的机会。然后现在我们就有请罗兰泽·达里老师。Grazie. Buongiorno. Apriamo il PowerPoint e mi aiuteranno nella esposizione due studentesse e uno studente dei corsi che teniamo a Sisi. Sono Bruno, Celeste e Maria, dei quali sentirete la voce. Allora, benvenute e benvenuti a voi qui e a chi ci segue da lontano, magari di notte, nel cuore della notte. Il piccolo lavoro che presenteremo ha un taglio didattico e divulgativo, è per studenti universitari e liceali cinesi dei corsi di italiano. 我们向本方的全体师生以及社会上的各位听众朋友表示热烈的欢迎。 Il progetto potrebbe anche rivolgersi a un pubblico più ampio, considerando l'interesse che la letteratura italiana sta avendo sempre di più presso la comunità di lettori in Cina. 本次讲座主要面向学习意大利语的大学及高中阶段的各位学生，我们相信本次讲座将具有一定的教育意义。 而考虑到中国读者群体对意大利文学作品的热情日益高涨，我们相信本次讲座也能向各位读者朋友们分享有关但丁的一些知识。Del resto è tutto in doppia lingua. 接下来讲座的内容将全部以双语进行。 Carezzana. Origine di questo progetto. Nei lunghi mesi, anni di tempo sospeso, molti di noi sicuramente si sono dedicati alla lettura, alle letture. Nel 2021, ricorrenza del 700° della morte di Dante, ho letto un'importante pubblicazione di un famoso e grande storico dell'età medievale, Alessandro Barbero, titolo semplicemente Dante. 相信大家在疫情几年间的封闭生活中一定进行了丰富的、多样的阅读。众所周知，在2021年，也就是前年，是但丁逝世700周年。本次讲座的主持人罗伦佐·纳达里教授在封闭期间阅读了意大利著名中世纪历史学家亚历桑德罗·巴贝罗先生的这部关于但丁的作品。作品的名字就叫做《但丁》。
ci sono state anche altre letture, naturalmente, una la citerò dopo. Tutte hanno fatto da stimolo per un piccolo viaggio sulle tracce del grande poeta. Qual è stato lo scopo di quel viaggio? Lorenzo教授呢还参考了许多其他的作品，其中之一将会在讲座稍后的内容中提到。 那么教授在阅读完这些作品之后呢，那决定在疫情过后开展一次旅行，去重走这位伟大的诗人但丁所走过的道路。那么本次旅行的目的是什么呢？ Lo scopo è uno scongelamento o una liberazione. Liberare Dante dai marmi, dai ritratti che lo congelano nell'immagine del poeta bloccato, astratto, fuori dal mondo e fuori dalla storia. Dante certamente è un monumento, questo è ovvio, della letteratura universale di ogni tempo, ma la sua grandezza sta anche nell'aver vissuto intensamente il proprio tempo. 本次讲座的目的在于打破但丁既有的、陈旧的、与历史和现实背景割裂开来的文学形象与历史形象。 Prima di tutto, allora, abbiamo voluto andare, abbiamo voluto percorrere l'ambiente e il contesto storico nel quale è nato e è vissuto. Certamente Firenze, ma quale famiglia? Quale quartiere? Dove era casa sua? Chi erano i suoi vicini? 首先让我们简略地讨论一下但丁出生的环境和他所生活的历史背景。那大家都知道但丁出生在佛罗伦萨，但是大家可能不太了解他出生在哪个家族，他生活在佛罗伦萨的哪里，他家的宅邸在哪，和哪些人做过邻居。 Fu solo poeta? Naturalmente solo si fa per dire. No, in questo progetto di scongelamento abbiamo cercato di definire nella sua interezza la sua figura per restituirne la sua straordinaria statura. Allora, ovviamente, in modo molto semplice e sommario, ma sempre documentato, si presenta la sua attività di politico e ancora prima di soldato. Collocandole nel quadro storico specifico fiorentino, ma non solo fiorentino, molto turbolento, fatto di lotte, risse, alleanze mutevoli, accordi segreti, scontri sanguinosi. 那么但丁仅仅只是一位诗人吗？答案无疑是否定的。本次讲座的目的就在于通过讲述但丁的人生经历和历史背景，使但丁的整体人物形象立体化，变得更加的丰满。 来重塑但丁卓越伟大的文学形象。首先，虽然比较粗略，但是的确有历史资料证明但丁曾经从事过政治活动，并且在此之前他还曾经有过军旅生涯。我们将但丁与当时佛罗伦萨的时代背景结合来看，当时的佛罗伦萨政党派系林立，各方势力勾心斗角，有很多私下的密谋和暴力的冲突。 Dante, non solo Dante, molti altri rimasero vittima di questa violenza, di questa frammentarietà della politica e del contesto storico-politico medievale. Esiliato da Firenze, dovette spostarsi di continuo, sostanzialmente per sopravvivere, per trovare ospitalità e per sopravvivere. Perciò abbiamo attraversato alcuni dei luoghi dell'esilio, durante i quali, fra l'altro, scrisse la commedia, il suo immortale poema, nel quale spesso o allude o facenno proprio a personaggi e luoghi conosciuti e percorsi direttamente, che nel progetto abbiamo citato appunto attraverso una ripresa, una lettura dei testi originali. 但丁也和当时的许多人一样成为了中世纪城邦政治斗争间的牺牲品，他被驱逐出了佛罗伦萨。
流离失所，不得不为了生存四处去寻求贵族的庇护。而罗顿佐教授亲自走过了但丁在流放期间的所走过的地方。那么在这些地方，但丁写下了他伟大的不朽的诗篇，也就是《神曲》。他在《神曲》中呢，也提到了他在旅途中所见到过的人和事。Adesso sentiremo una seconda voce, che è quella di Celeste, che ci aiuterà. La struttura, come è fatto questo progetto? La struttura, intrecciare l'idea portante, la struttura portante, intrecciare luoghi fisici e luoghi letterari, metterli in un rapporto significativo che si propone o si proponga come uno dei possibili approcci a Dante. 那么整个计划的构思是怎么样？是怎么样的呢？支撑我整个计划的一个构思，其实就是亲身去到但丁作品中提及的地方，然后把这个地方和他作品去做一个连接，然后通过这种有意义的方式呢，去靠近但丁。Potremmo dire un rapporto o un inserimento del testo nel contesto, intendendo come testo non soltanto l'opera scritta.Ma anche il suo autore con la sua composita personalità e multiforme attività. E intendendo come contesto non soltanto quello storico, con le sue peculiarità, ma persino quello dei luoghi, quello geografico, perché i luoghi raccontano. 我们也可以从这个角度理解，但丁的作品呢，显然是文本。但如果我们从一个更宏观的角度来看呢，我们可以把但丁这个人，他的性格，他一生的经历都理解为文本，而当时那个纷乱的时代，他生活的地方，去过的地方，就是这个文本所处的大环境。那么所有这些地方呢，其实都留下了但丁的痕迹，都在诉说但丁的故事。 Rimane ferma sempre ovviamente questa considerazione.In ogni caso, la poesia, soprattutto la grande poesia, è sempre in grado di fare una cosa, di trascendere ogni aspetto del contingente. Tutti sapete come Dante si ispiri o prenda spunto da episodi della storia, o addirittura della cronaca bellica, politica, nera del suo tempo, e sappia trasfigurare tutto in poesia altissima.我们都知道诗歌或者说伟大的一些诗歌作品其实都是从都是从现实生活中汲取灵感，然后呢在这个灵光一现上面做文章，最终呢呈现出超越现实的优秀作品。但丁也是这么做的，他会从一些历史故事或者说关于战争、政治、新闻的犯罪的一些新闻里面汲取他想要的内容，然后呢用他们创造出伟大的诗歌作品。Poche parole, la realizzazione di questo progetto che ha un prima, un durante e un dopo. Prima, naturalmente, la stesura del testo, la sceneggiatura, strettamente collegata alla scelta delle tappe da percorrere, dei luoghi da vedere, scelta formulata sulla base della lettura del saggio del professor Barbero, naturalmente della commedia e di un'altra pubblicazione preziosissima,che è questa, si intitola Il cammino di Dante. 接下来呢，我们来说说整个计划是如何实现的。首先呢，我们需要做一些文字工作，也就是我们之后会呈现出的那个电影中的所有台词，我们都需要先写好。然后呢，我们还需要选择，然后规划好相应的路线。最终选择路线呢，参考的是我之前提到的那本书，就是亚历山德罗·巴尔贝罗所著的《但丁》，以及我右边这本非常重要的书，叫《但丁之路》。Chi ha scritto questo libro? Un'associazione italiana di volontariato. È un libro che nasce dalla loro competenza e dalla loro passione. Si tratta di insegnanti appassionati di trekking.Camminare in montagna, noi dicevamo da giovani, e studiosi della commedia. Questa associazione si chiama Il Cammino di Dante. Potete vedere a destra nell'immagine l'itinerario dantesco che mette in collegamento la città di nascita, Firenze, e la città di
Morte e Ravenna, attraversando l'Appennino tra Toscana e Romagna per 400 chilometri tra vie antiche e i sentieri medievali. 这本书呢是由意大利的一个教师协会的会员们自发完成、自费出版的。他们写这本书呢，完全不是出于盈利的目的，而是出于对但丁以及徒步旅行的热爱。然后呢，他们以但丁去世的城市拉文纳为始，以但丁出生的城市佛罗伦萨为终，规划了一条但丁之路，然后串联起中间许多的城市，沿途呢也会经过非常多的历史文化古迹。 整条路线呢跨越了亚平宁山脉的托斯卡纳和艾米利亚罗马涅地区，行程距离达到了400公里。 L'associazione Il Cammino di Dante si impegna a diffonderla attraverso l'itinerario La Cultura Dantesca, a organizzare eventi culturali per promuoverla e collabora con, cosa molto interessante, con gli istituti di insegnamento per fare avvicinare a Dante e anche al patrimonio culturale e artistico che l'itinerario tocca. Quindi non si tratta soltanto di un percorso di trekking, ma coinvolge anche molti altri aspetti di ordine culturale, letterario, artistico, filosofico e spirituale. Insomma, coincideva con i nostri obiettivi. Non potevamo fare a meno di usare questo libro. 是致力于通过这条路线传播但丁的文化，组织文化活动来进行推广，然后与教育机构合作，通过这条路线呢，拉近人们同但丁的距离，同时也去欣赏和了解沿途的文化古迹。其实呢，这不仅仅是一条徒步旅行的路线，还涉及到文化、文学、艺术、哲学等许多方面的内容。由于这本书创作的目的呢，和我们非常吻合，所以我们就选用了这本书作为参考。 Poi c'è un durante del progetto, ovviamente girare i video in loco materialmente, e un dopo, traduzione del testo, inserimento di sottotitoli in doppia lingua, realizzazione dei disegni che sono andati a arricchire i video, e poi tutto un editing fatto di effetti sonori, musiche, appunto inserimento di immagini e brevissimi testi. 接着呢，就是整个我们这个所谓的电影的这个拍摄，然后就是我去到各个地方，然后拍下一系列的视频，然后最后呢是一些后期的工作，比如说呢，把我在那个电影里说的台词都翻译成中文，然后给电影加上双语字幕，然后呢给电影绘制插图以及做一些剪辑，包括添加音效、背景音乐，还有插入图片文本的一些工作。 Bisogna ringraziare molte persone perché il gruppo è stato piuttosto folto. Eravamo in 19 che abbiamo partecipato a questo progetto. Prima di tutto il mio coautore del progetto, il collaboratore più stretto, io leggo solo i nomi in italiano, è Simone. Poi abbiamo i traduttori, ancora Simone, poi Alice, Beatrice e Danilo. Si trovano tutti e quattro in Italia in questo momento e stanno continuando i loro studi. Poi abbiamo i disegnatori, gli illustratori, Chris e Priscilla, i creativi, i curatori dei sottotitoli, Elvira, Margherita, Rosalba, Sabrina e Serenella. Queste sono studentesse, sono laureande, si laureeranno fra poche settimane. Poi Fabrizio, Fabrizia e Grazia, che invece sono al terzo anno, sono nella stessa classe con Bruno, che è stato il nostro interprete di prima. Fabrizia e Grazia sono in Italia attualmente. Menzione d'onore, come a Cannes, un video dedicato al, forse al canto più celebre di tutta la commedia, che è il canto quinto dell'Inferno. È stato girato e interpretato interamente dagli studenti Simone ancora e poi Margherita, Bianca e Felicia. Cambiamo
在此十分感谢以上提到的所有议员、插图设计者、双语字幕组以及地狱篇第五歌的参演演员及导演。Nell'insieme video fanno un film della durata di circa 2 ore. Può funzionare anche come serial. È composto di unità modulari separabili, utilizzabili per esempio a scopo didattico. 这些影片不仅可以以整体的形式看作一部长达2小时的电影，还可以以连续剧的方式观看，因为每一单元的影片都可以单独拿出来使用，并且具有教育意义。I luoghi percorsi sono 5 e corrispondono ad altrettante parti o capitoli della narrazione. Sono Firenze, Forlì, il Casentino, Portico di Romagna e Dovadola e Ravenna. 整部影片共分为5个部分，每一部分都涉及到一个地点，包括佛罗伦萨、佛利、卡森蒂诺，罗马涅的波地利和多瓦多拉以及拉文纳。Per questa presentazione abbiamo selezionato alcuni video. Li abbiamo distribuiti in 3 sequenze rispettivamente dedicate a Firenze, al Casentino e Ravenna. Per cucire tra loro i 3 momenti, nell'intervallo tra l'uno e l'altro, illustrerò il resto della narrazione che abbiamo voluto mettere in risalto. 但在此次讲座中，我们仅选用了部分影片，共分为3块，分别是佛罗伦萨、卡森蒂诺和拉文纳。为了使三者之间更好的串联，我将先讲一些十分重要的部分。Brevemente, anche per attenuare, se ci riuscirò l'effetto corazzata Potemkin e il celebre giudizio critico che ne offrì un attore italiano in passato. 当然，我也不想让这些影片让大家产生俄国电影《战舰波江金号》给这位男演员产生同样的感觉，因此我会讲得十分简练。Vedremo anche degli snapshots, credo che si chiamino, tratti dai video. Quindi il film, il serial, comincia appunto con gli antenati di Dante. 首先，我们就先来谈一谈但丁在佛罗伦萨的祖先。Uno di questi è assai celebre, Cacciaguida, il trisnonno, poi vengono citati ovviamente il nonno, il bisnonno, il padre, eccetera, ma sempre nei video si vede ovviamente, poi si apre l'inquadratura e si vede la città nella quale loro operavano, erano attivi, come potete leggere anche in quel momento era la più grande metropoli d'Europa, attivissima dal punto di vista economico e finanziario. Città naturalmente è questa, dico anche che la città di Firenze però non aveva questo aspetto all'epoca di Dante. Allora, in anteprima mondiale, diamo inizio alla proiezione, buona visione a voi. Prima sequenza, Firenze, il quartiere, i litigiosi vicini, una bambina. 这是这部影片在全世界范围内的首映。我们将迎来整部影片的第一单元，即佛罗伦萨。C'è un edificio che ha l'aspetto dell'epoca di Dante. È quello nel quale mi trovo in questo momento.
questo è il Battistero di Firenze, che è l'unico edificio cristiano che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il suo aspetto originale. Quindi Dante fu battezzato qua, ricevette il battesimo qua, e qui poté vedere l'infinito della gloria. E l'abisso del male. Infatti qui era figurato un giudizio universale. Alla sinistra del gigantesco Gesù, del gigantesco Cristo giudice, che verrà secondo la religione cristiana alla fine della storia, alla fine dei tempi, a giudicare i morti, alla sinistra vediamo un inferno con i diavoli mostruosi e cattivi, coloro che nella vita si sono comportati molto male, sono dannati. Alla destra di Gesù dovremmo vedere, purtroppo ci sono i restauri in atto che nascondono gli angeli, ne vediamo uno appena appena quasi vicino al piede destro di Gesù, gli angeli che invece portano in paradiso le anime dei beati. C'è poi un'altra cosa molto interessante che riguarda proprio Dante. Là, in questa nicchia, vediamo la fonte battesimale, però quella che noi vediamo oggi in realtà non è quella dell'epoca del grande poeta. Il fonte battesimale medievale, quello in cui Dante ricevette il battesimo, infatti fu distrutto nel 1575 per costruire quello che adesso vediamo. Ma molto, molto interessante è che Dante nella Commedia cita il battistero che chiama il mio bel San Giovanni. Per le coste, ossia sulle pareti e sul fondo, diciamo, sul pavimento, sul terreno, la pietra livida piena di fori, cioè di buchi, tutti d'un largo, tutti della stessa larghezza, e ciascuno di questi era tondo, quindi di forma circolare, a forma di cerchio. Non mi sembravano meno grandi né di maggiori dimensioni di quelli che ci sono nel mio bel San Giovanni, quindi in questo battistero, fatti per loco di battezzatori, ossia costruiti, fabbricati per, o meglio, come fonti battesimali. E poi Dante racconta un particolare autobiografico, l'un dei quali, ancora ne molti anni, ruppe uno di questi fori
non molto tempo fa io ho rotto perché uno ci stava annegando dentro. Dobbiamo fare una piccola notazione. Oggi il battesimo cristiano avviene per la maggior parte in questo modo. Il celebrante, il sacerdote, prende dell'acqua dalla fonte battesimale e poi la versa sulla fronte del battezzando, di solito un bambino. Si dice battesimo per aspersione. Ma nel passato, quindi nel Medioevo, nell'epoca di Dante, il battesimo avveniva in un altro modo. Avveniva per immersione, ossia il battezzando veniva immerso nel fonte battesimale, veniva messo dentro, quindi era una sorta di pozzetto. E oggi, appunto, abbiamo già visto, il fonte battesimale dell'epoca di Dante non esiste più, è stato sostituito nel XVI secolo. Ma, stando a quanto dice Dante in queste terzine, raccontando l'episodio del quale fu protagonista, il fonte battesimale, o i fonti battesimali, erano a forma di cerchio piuttosto ampi e anche abbastanza profondi dal momento che c'era qualcuno che ci stava annegando dentro, ovviamente nell'acqua santa, l'acqua sacra che vi era contenuta. La casa dove è nato Dante non esiste più nell'aspetto originario, ma sappiamo in quale quartiere, o meglio, sestiere. Nel 200 Firenze era divisa in 6 distretti, potremmo dire oggi, e quello in cui abitava la famiglia degli Alighieri era il sesto di Porta San Piero. Vicini di casa erano due delle più potenti famiglie di Firenze, i Cerchi e i Donati, tra loro nemici mortali. E in questa via, che oggi si chiama Via Dante Alighieri, è stato aperto nel 1965 il Museo Casa di Dante. Che però non coincide esattamente con la casa degli Alighieri, la quale è un pochino più avanti. Eccola qua. Dante scrive nell'Inferno, 23° canto, io fui nato e cresciuto sopra il bel fiume d'Arno alla Granvina. E vediamo lassù i simboli della famiglia Alighieri. Questa casa si trovava di fronte alla chiesa di San Martino, che aveva un altro aspetto, è stata rimaneggiata in epoca successiva, ma si trovava davanti anche a questa torre chiamata Torre della Castagna, che ha una, ecco la casa di Dante. Questa torre aveva una grande importanza nel Medioevo dal punto di vista politico. Leggiamo cosa dice uno degli storici dell'epoca. E chiamo Rons, priori dell'arti, e stettero rinchiusi nella torre della Castagna presso la Badia. A ciò non temessero le minacce dei popoli. Chi erano questi priori? Lo vediamo adesso, considerando dei vicini di casa degli Alighieri. I vicini di casa, ricordiamo, erano i Donati,
Vediamo questo schema che ci fa vedere buoni familiari di Dante, quindi vicini a Ricero, vicini a Donato, ma vicinissimi di casa degli Alinghi, erano anche i Portinari. La famiglia Portinari era piuttosto attiva nel commercio e nel credito ed era piuttosto ricca. Folco Portinari era un personaggio che compariva spesso anche nella vita politica cittadina al tempo di Dante. Era stato priore per 3 volte. I priori in origine erano i capi delle associazioni più importanti di imprenditori, artigiani e professionisti di Firenze. Queste associazioni si chiamavano corporazioni o arti, per esempio l'arte della lana o l'arte dei banchieri. Dal giugno del 1282 3 priori delle arti venivano scelti come capi del comune. Qualche mese dopo il numero raddoppia, diventa 6. E appunto Folco Portinari fu priore per diverse volte. Fu quindi politico, commerciante, uomo d'affari, ma soprattutto fu il padre di una bambina di nome Beatrice, del quale Dante si innamorò, a quanto lui dice, da bambino e per sempre. Dante scrive: «D'allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima». Lo racconta nella Vita Nuova, una sua opera, un romanzo, nel quale forse non riporta i fatti con fedeltà, forse non aveva visto davvero Beatrice da bambina. Ma c'è qualcuno che non ha dubbi. Un altro grande scrittore fiorentino, molto più giovane di Dante, ossia Giovanni Boccaccio, che era suo grande ammiratore, al punto che ha scritto una biografia, o meglio, ha scritto il Trattatello in laude di Dante. E questo racconta Boccaccio nel Trattatello. Il primo giorno di maggio, che si chiamava Calen di Maggio, c'era l'abitudine di festeggiare l'inizio della bella stagione. E scrive Boccaccio: era usanza della nostra città e degli uomini e delle donne, nelle loro contrade, ciascuno in distinte compagnie, festeggiare. Folco Portinari, il primo di maggio, aveva i circostanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare. La casa dei Portinari era molto, molto vicina a quella degli Alighieri ed era questo palazzo. Ci fu questa festa a Calen di Maggio nella casa dei Portinari e fra i vicini che Folco Portinari aveva invitato c'era Alighiero con la famiglia. Quindi Dante si pone i fanciulli piccoli e specialmente a luoghi festevoli sogliono di padre seguire. Insomma c'erano molti bambini, maschi e femmine, e dopo il primo piatto si alzavano a tavola per giocare. E così conclude Boccaccio. Dante incontrò Beatrice, o Bice, come la chiamavano.
Continuiamo la nostra narrazione. Con le cuciture. Dante, forse lo sapete, non sposerà Beatrice. Ci sarà un secondo incontro anni dopo, ma a quel tempo lei sarà già sposata. E suo marito era Simone de Bardi. 但是但丁并没有能和贝提利采结婚。多年之后，他们曾经又见过一次面，但是那个时候的贝提利采已经结婚了，她的丈夫叫西蒙尼德巴尔迪。 Perché Beatrice Portinari aveva sposato Simone de Bardi? Era un segno, un modo per fare la pace tra due parti o fazioni avverse. Questo dà anche modo di raccontare nel video cos'erano le lotte di fazione fiorentine nelle quali si mescolavano tre tipi di scontro, quello tra Guelfi e Ghibellini, quello tra Guelfi neri e Guelfi bianchi, quello tra Magnati e Popolani. Simone de Bardi 的婚姻是一种政治联姻，它标志着两个对立的党派或者派别间的和解。 当时佛罗伦萨内部的斗争大致可以分为三类，第一种是支持教皇的圭尔福派和支持皇帝的吉伯林派两党派之间的斗争，第二种是圭尔福党内部黑派和白派的斗争，第三种是当时的贵族阶级和平民之间的矛盾。 Insomma, vivevano in un clima decisamente di odio, che ad esempio si manifesta con evidenza in un celebre dialogo con Farinata, un grande capo ghibellino, nel canto decimo dell'inferno, quello in cui Farinata fa a Dante una profezia, la profezia dell'esilio. Vi mostro il disegno di Chris che ci fa vedere l'incontro di Farinata con Dante e Virgilio. 当时的佛罗伦萨处于一个充满仇恨的氛围之中，那么这种氛围呢，在但丁在《神曲》中也有所提及，如在《神曲》地狱篇第十歌中，当时佛罗伦萨内部吉伯林党派的首脑法里纳塔曾经与但丁展开对话，并预言但丁将会被驱逐出佛罗伦萨。 Nell'ambito della vivace vita politica fiorentina con tumultuosi cambi di regime a Firenze, nel marzo 1302 Dante è condannato prima all'esilio e poi addirittura a morte. Esce da Firenze e con altri esuli della sua parte, che sono i Guelfi Bianchi, si unisce ai Ghibellini che già erano fuori dalla città e firmano un accordo. 正如上文提到了，我们说佛罗伦萨当时处于一个非常混乱的状态，然后呢，属于白党的但丁呢，在1302年被黑党判处流放，然后甚至判他死刑，于是他就离开了佛罗伦萨，和他一起被判流放的白党成员呢，和那些早就被驱逐出佛罗伦萨的吉伯林党走到了一起。 然后他们在一个教堂里面签订了合约，约定结成同盟。 L'accordo fu firmato in questa abbazia, che è a circa 45 km da Firenze. C'è una targa su un muro dell'abbazia che ricorda che tra i firmatari dell'accordo c'è proprio il nome di Dante. Questo documento ce l'abbiamo ancora. Poi Dante va in ambasceria a Forlì a chiedere aiuto ai signori della città della Forlì, che erano convinti ghibellini. 当时签署这个合约的那个教堂呢，是在离佛罗伦萨45公里的一个山上。然后呢，这个合约签订之后呢，它上面其实现在还能看到有但丁的签名。然后呢，当时结成同盟的白党和这个吉伯林党呢，决定继续寻找盟友。 壮大自己的实力，然后呢就把但丁派到了这个典型的这个吉伯林党的主宰的这么一个城市，叫做佛利。然后呢，这里领主的实力很强，然后联盟就决定派但丁去这里，然后拉拢这个城市的领主。
ecco, nella foto di sinistra tratta dal video, questo palazzo che vedete è proprio il palazzo degli, si chiamavano Ordelaffi, erano i signori di Forlì che hanno ospitato Dante. Attualmente si chiama Palazzo Albicini. Alla Ghibellina Forlì fa riferimento un canto dell'inferno, il 27esimo, dove sono i consiglieri fraudolenti, che come vedete sono chiusi dentro una fiamma, vi mostro il disegno di Priscilla che ci fa vedere il tutto. Tra loro c'è Guido da Montefeltro, che era un comandante militare famosissimo a quel tempo, che aveva difeso con successo la città dall'assedio del Papa e dei francesi. 但丁在地狱篇的《神曲地狱篇》的27歌中呢，就有提到佛利这个城市。书中描写呢，他在火焰中看到了一些在火焰中受罚的人，然后其中呢就有这个圭多达蒙特菲尔特罗。这个人呢和恰恰和佛利这个城市呢颇有渊源。他是当时非常有名的一个军官，然后曾经领导军队成功的抵抗了。 教皇以及法国人对于佛利这个城市发起的进攻，守卫过这个城市。 Nella fotografia qua a destra, nello snapshot a destra, vedete appunto Guido da Montefeltro, da vivo. A sinistra è Forlì, una bellissima piazza, ovviamente di disegno contemporaneo, ma sul lato c'è questa basilica medievale. A destra, a fianco della basilica a destra, il campanile. Sul campanile anche qui una targa che ricorda appunto la terzina del canto 27esimo dell'inferno. Adesso vedremo la seconda sequenza dedicata all'esilio, particolarmente al Casentino, che è un territorio della Toscana. Prima una battaglia, poi un castello. 现在我们将迎来第二单元，丹丁处于流放期间，然后来到了一个城堡，然后去到了卡森蒂诺地区。 Le terre dove Dante soggiornò maggiormente nell'esilio furono il Casentino e poi la Romagna. Il Casentino è ad est di Firenze ed è una vallata in provincia d'Arezzo, dove scorre il primo tratto del fiume Arno che poi arriva appunto a Firenze. Ma il primo incontro che Dante ebbe con il Casentino risale a parecchi anni prima della condanna del 1302. Si tratta della battaglia di Campaldino dell'anno 1289. All'incirca in questa piana fu combattuta questa battaglia fra un'alleanza di città guelfe guidate da Firenze e un'alleanza di ghibellini guidati da Arezzo. I Guelfi avevano dai 1300 ai 1600 cavalieri, 600 dei quali erano fiorentini. Il nemico ne aveva solo la metà. 150 cavalieri fiorentini furono schierati davanti agli altri. Erano i feditori, la prima linea, quelli che venivano per primi in contatto con il nemico. Dante era uno di loro, come racconta per primo Leonardo Bruni, umanista toscano del 400, il quale nel 1436 scrive una vita di Dante e a Bruni la partecipazione del grande poeta a quella famosa battaglia, battaglia di Campaldino, serve a dimostrare che, insomma, Dante non viveva fuori dal mondo, solo immerso nell'attività letteraria.
leggiamo le parole che scrisse Leonardo Bruni. Tanto che in quella battaglia memorabile e grandissima che fu a Campaldino, lui, giovane bene stimato, si trovò nell'armi combattendo vigorosamente a cavallo nella prima schiera. Ma qual è la fonte del Bruni, ossia dove ha attinto, dove ha preso questa notizia? Lui stesso dice che ha ricavato la notizia da una lettera di Dante, che però oggi non abbiamo più, oggi è andata perduta, ma che Bruni appunto cita in questa vita di Dante, cita in questa biografia. Ecco le parole di Dante. 10 anni erano passati dopo la battaglia di Campaldino, nella quale la parte ghibellina fu quasi al tutto morta e disfatta, dove mi trovai non fanciullo nell'armi, dove ebbi temenza molta e nella fine allegrezza grandissima per il risultato della battaglia, per i vari casi di quella battaglia. Sono parole di Dante appunto menzionate da Bruni. Dante dice che alla fine è stato molto contento per come è finita la battaglia, che infatti fu vinta dai Guelfi e che fu decisiva per l'egemonia di Firenze sulla Toscana. L'effettiva presenza di Dante alla battaglia di Campaldino trova una conferma in alcune terzine della Divina Commedia. Dante e Virgilio sono nell'ottavo cerchio, nella quinta bolgia, e sono circondati da diavoli. Il capo di questi diavoli si chiama Malacoda. Malacoda ordina ad un altro diavolo, di nome Barbariccia, di accompagnare insieme ad altri diavoli i due poeti per un tratto, con lo scopo di trovare un certo ponte che permette il passaggio, ma è una bugia perché tutti i ponti sono crollati. Ciò che ci interessa di più è il segnale che Barbariccia fa all'altro gruppo di diavoli per mettersi in marcia, come se questo gruppo fosse un gruppo di militari e Barbariccia è il loro capo, un gruppo di soldati. Ultimo verso del canto 21esimo che tutti gli italiani conoscono anche se leggono poco la Divina Commedia. Elli avea del cul fatto trombetta. Se non si capisce bene che cosa vuole dire, allora bisogna un pochino imitare questo suono, che è questo. Io ho prodotto il suono con la bocca, ma evidentemente Barbariccia aveva utilizzato un altro canale, secondo quanto dice Dante nel verso. All'inizio del canto successivo, 22esimo, Dante con ironia afferma di non aver mai sentito un segnale simile nell'ambito di operazioni militari, battaglie che ha visto, e neppure nelle giostre e nei tornei. Per queste occasioni ha sentito segnali dati da campane, tamburi, bandiere, ma mai un segnale di quel tipo. E nella rassegna di battaglie e di combattimenti che Dante elenca, che Dante fa, proprio nel canto, nei primi versi del canto 22esimo, dice: «Io vidi già cavalier muover campo e cominciare stormo e far loro mostra e talvolta partir per loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra o aretini e vidi gir gualdane fedir tornamenti e giostre». Qua Dante, insomma, sta citando la battaglia che è stata combattuta qua contro i soldati ghibellini comandati da Arezzo. Dice Dante in queste terzine: ha visto cavalieri muover campo, quindi mettersi in marcia,
iniziare gli assalti e talvolta partir per il loro scampo, ossia talvolta anche ritirarsi per salvarsi. E poi dici: corridor vidi per la terra vostra o aretini? Cioè, ho visto o aretini soldati a cavallo nella vostra terra. E vidi girgualdane, le scorrerie dei saccheggiatori, fedir tornamenti e giostre, combattere in tornei e giostre. Tutto questo conferma che Dante era a Campaldino con l'esercito fiorentino, che effettivamente dopo la vittoria in questa piana inseguì gli sconfitti fino alla loro terra, fino ad Arezzo. E ricorda il Bruni l'esito di quella memorabile giornata. Scrive Bruni: furono rotti gli aretini non per viltà né per poca prodezza, ma per lo soperchio dei nemici. Furono messi in caccia uccidendoli. I soldati fiorentini, che erano usi alle sconfitte, li ammazzavano. Quindi furono sconfitti, furono rotti gli aretini, non per viltà o per poca prodezza, cioè per scarsa abilità, ma perché i nemici erano di numero eccessivo, superiore. Furono cacciati, furono uccisi. I soldati fiorentini, che erano usi alle sconfitte, significa che sapevano come si deve fare quando il nemico scappa. Quindi i soldati fiorentini li ammazzavano. Questo è il castello dei Conti Guidi, che si trova nella cittadina di Poppi, in provincia di Arezzo. I Conti Guidi erano potenti signori del Casentino. La loro presenza è documentata in questa zona fin dal X secolo. E in questo castello, nell'anno 1310, il conte Guido di Battifolle, che vediamo qua rappresentato, ospitò Dante durante l'esilio. Proprio nelle vicinanze di Poppi si trova la piana di Campaldino, nella quale fu combattuta quella grande battaglia che qui è stata ricostruita. Vediamo là in cima il castello di Poppi, nel quale mi trovo in questo momento, e al di sotto la piana di Campaldino. Sul fronte opposto si trovano i Ghibellini, il fronte Ghibellino comandato dagli aretini. Qua vicino, in primo piano, invece, l'esercito dei Guelfi, comandato da Firenze. In primissima linea, i feditori, tra i quali c'era Dante Alighieri. Subito dietro i feditori c'era il grosso della cavalleria. Ai lati della quale vi erano, sia a sinistra sia a destra, i fanti, cioè i soldati che combattevano a piedi. Ai lati dei feditori, disposti a semicerchio, sui due lati, vi erano invece quelli che si chiamavano i palvesari, che combattevano anch'essi a piedi, ed erano i tiratori, erano armati di lunghe lance e protetti da grossi scudi, come possiamo vedere qui.
chiudeva l'esercito, tutto questo grande gruppo, che è quello delle salmerie. Si tratta ancora di soldati a piedi che custodivano il cibo, le armi, i bagagli dei combattenti. All'estrema sinistra dello schieramento guelfo nella battaglia di Campaldino c'era poi una riserva di cavalleria, in gran parte composta da cavalieri di Lucca e di Pistoia, comandati da Corso Donati, ossia il capo della parte nera, il capo dei guelfi neri di Firenze, e ovviamente membro dell'omonima famiglia. Nel castello che avete visto c'è anche una bellissima biblioteca che conserva, come potete vedere in basso a destra, dei tesori di codici e di libri antichi che riguardano tutti la commedia. Per esempio vedete in alto a sinistra una rappresentazione del canto quinto del Purgatorio, nel quale Dante racconta e trasfigura poeticamente la vicenda di un capitano ghibellino che si chiamava Buonconte, che era stato ferito a morte durante la battaglia di Campaldino. Ma qua c'è un giallo, perché il suo cadavere non fu mai ritrovato. 在炼狱篇的第五歌中，但丁将波恩康特的故事以诗歌的方式记述。这位吉伯林党的首领在坎伯尔迪诺战役中因受重伤而去世。他的尸体至今也未找到。 In uno dei video viene raccontata questa vicenda del canto quinto del Purgatorio, appunto. Buonconte incontra Dante. Canto quinto del Purgatorio, Dante gli chiede che cosa mai fosse successo, non si seppe mai tua sepoltura. E il fatto è che Buonconte, ferito a morte, era arrivato alla confluenza tra l'Arno e un torrente che si chiama Archiano, e qua perdette, lui parla in prima persona, i sensi della vista della parola, svenne. 丹丁在炼狱第五个中遇到了波恩康特，并询问他发生了什么事情。因为他身受重伤，然后也无法喉部受重伤，无法说话，眼睛也无法看见。然后他当时他是处于。阿尔奇亚诺河和阿尔诺河的交界处。 Le ultime parole del capo ghibellino sono rivolte a Maria, alla Madonna. Allora, subito arriva un angelo per prendere l'anima di Buonconte, ma c'è un avversario. Un diavolo che dice: no, quest'anima la voglio io. E quindi c'è una contestazione. Poi l'anima verrà portata via dall'angelo. 波恩康特在临死之前呼唤玛利亚，此时来自地狱和天堂的两个使者就相互争夺波恩康特的灵魂。 Reazione del diavolo scatena prima una nebbia, una tempesta,
tutti i torrenti e tutti i fiumi si riempiono di acqua. Allora, a quel punto, il cadavere di Buonconte è trascinato dall'Archiano fino alla confluenza tra Archiano e Arno e poi scompare nelle acque. 当然最后的当然是天使获得胜利，魔鬼十分愤怒，于是运用他的能力，降下了大雨，然后河水上涨，将波恩康特的尸体冲到了阿尔奇亚诺河和阿尔诺河的交界处，然后河水用他的冲击物将他的尸体掩埋。 Poi passiamo in Romagna, nel viaggio, abbiamo lasciato il Casentino, abbiamo lasciato la Toscana, siamo in un borgo che si chiama Porti, un delizioso borgo che si chiama Portico di Romagna. In questo Portico di Romagna c'è un palazzo con un nome che ci è già familiare, Palazzo Portinari. Come potete leggere, secondo una tradizione, Folco, il papà di Beatrice, sarebbe nato dentro questo palazzo. Poi la leggenda narra che Dante aveva seguito Beatrice a Portico. Come l'innamorato giovane segue la ragazza che ama in una sorta di vacanza d'amore, un sapore di mare, insomma. Levanzina. Ma naturalmente questa è soltanto una leggenda. Avremmo la terza sequenza, l'ultima, che è Ravenna, riguarda l'ultimo rifugio, Guido da Polenta e sua zia. 此时我们将迎来本次讲座的最后一个单元拉文纳，这是但丁人生之旅的最后一站。此时他已被判处死刑，但在这里他认识了拉文纳的领主圭多达波兰蒂和他的阿姨。Quindi continua il suo esilio, continua il suo peregrinare. Boccaccio nel Trattatello e Laude di Dante scrive che fu invitato a Ravenna, della quale qua vediamo la porta d'ingresso, antiche mura, fu invitato a Ravenna dal signore di quella città che si chiamava Guido Novello da Polenta. Allora, entriamo nella città di Ravenna. Guido Novello era un modesto politico, non era un grande condottiero, però amava le arti e la poesia. Fu lui ad ospitare Dante negli ultimi anni dell'esilio e della sua vita, dal 1318 al 1321. Guido Novello diede la possibilità a Dante di riunirsi con i figli, figli che favorì in molti modi. A Pietro Alighieri farà assegnare benefici e rendite di due chiese di Ravenna e farà sistemare la figlia Antonia in un convento, sempre di Ravenna. Tra l'altro Antonia assumerà un nome particolare, Suora Beatrice. A Ravenna Dante trova anche l'ambiente giusto per completare il suo capolavoro, per completare la terza cantica, quella del paradiso. Ecco qua, la casa dei, quello che rimane, parte della casa, del complesso di edifici dei Polentani. Casa detta dei Polentani o dei da Polenta, i signori di Ravenna. Il nonno di Guido Novello era Guido il Vecchio. La figlia
di Guido il Vecchio e zia di Guido Novello, cioè proprio colui che ospita Dante, secondo una tradizione sarebbe nata proprio in questa casa e si chiamava Francesca. Ed ecco Francesca in compagnia del cognato Paolo. Francesca da Polenta aveva sposato Gianciotto Malatesta, il fratello di Paolo. Gianciotto Malatesta aveva una figura deforme, era zoppo, era sgraziato. Il matrimonio, come si usava allora, aveva una valenza di tipo politico, cioè la famiglia Malatesta e la famiglia dei da Polenta avevano avuto lunghi e violenti scontri, quindi il matrimonio tra i due sanciva la pace, un po' come il matrimonio di Beatrice Portinari con Simone De Bardi. Ma Francesca si innamorò del bel fratello di Gianciotto, che è Paolo Malatesta. I due vennero sorpresi da Gianciotto e vennero trucidati. Probabilmente questo fatto avvenne attorno all'anno 1285, quando Gianciotto era podestà della città di Pesaro. Questo episodio ispirò a Dante forse le terzine più celebri di tutta la commedia, nel canto quinto dell'Inferno. Nei canti quinto e sesto dell'Inferno Dante descrive il secondo cerchio. Andrati nel cerchio, Dante e Virgilio vedono moltissime anime, sono i peccatori carnali, i lussuriosi, che la ragione sommettono al talento, ossia che antepongono il desiderio carnale alla ragione. I lussuriosi non hanno saputo frenare gli istinti carnali, non hanno saputo contenerli entro i limiti della ragione, si sono lasciati travolgere dal desiderio carnale. Ora, per contrapasso, la punizione consiste nell'essere travolti da una bufera incessante, infine uno dietro un altro. Nella prima parte del canto, Dante, attraverso Virgilio, elenca le anime talate, dopodiché concentra la sua attenzione su due di loro. Anche in altri canti della Divina Commedia, Dante fa spesso così. Prima vede un gruppo, poi indica alcuni nomi, così isola dal gruppo uno o due anime. Nel quinto canto si svolge uno dei dialoghi più famosi del poema, quello tra Dante e Francesca da Polenta. La storia di Francesca viene adoperata da Dante come un esempio della passione cieca, amorosa e irrazionale che conduce alla dannazione. Sulla spinta della natura della storia di Lancinotto e Ginevra, Francesca si innamora del cognato Paolo e commettono adulterio. Come sappiamo, dopo essere stati scoperti da Gianciotto, vengono uccisi.
Però, come prevede Francesca, la pena ancora più grave della loro toccherà all'assassino, che finirà nel girone dei traditori. Questa, in sintesi, è la trama dell'episodio che Dante racconta nella seconda parte di questo canto. Ed ecco l'episodio di Paolo e Francesca, introdotto dalla richiesta rivolta da Dante a Virgilio di parlare a quei due, che distinguono dalle restanti anime perché non volano una dietro un'altra, ma strettamente unite. Cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e vaion sì al vento essere leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presto a noi, e tu allora gli prega, per quell'amore che gli mena ed egli verranno. Sì, tosto come il vento a noi gli piega, mossi la voce, oh anime affannate, venire a noi parlare, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nito, vegno per l'aere, dal voler portate, cotali uscire della schiera ove dito, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu affettuoso grito. Oh, anima grazioso e benigno, che vidi tanto vai per l'areo perso, noi che teniamo il mondo di San Mondo. Se fosse amico e re dell'universo, noi pregheremmo lui della pietà. Poi ci ha pietà del nostro male perverso, di quel che udire e che parlarvi piace. Noi udiremmo e parleremo a voi, mentre che rivento come fa ci tace. Siede la terra dove è nata fui, sulla marina dove il fuoco discende, per aver pace con sé qua ci fosse. Amor che al cuor gentil ratto s'apprende, presse costui della bella persona che mi fu torta e il mondo ancor mi offende. Amor che a nullo amato, amar perdona, mi presse del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da loro ci fur porte, quant'ero indesi quell'anima offense. China il viso e tanto il tiene basso, finché il poeta mi disse che pensè. Quando risposi, cominciai, oh lasso, quanti dolci pensieri, quando disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri e lacrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amor che conoscete i dubbiosi disiri, e quella a me? Nessun maggior dolore che ricordarsi tra tempo felice nella miseria, e ciò sa tuo dodore. Ma sa conoscere la prima radice del nostro amor tu hai contatto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lanciarote come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse, guerra le dure e scororoci il viso, ma solo un punto fu quello che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso essere pasciato dal contato amante, questi che mai da me non fia diviso,
la bocca mi passò tutto tremante. Careotto fu il libro, e chi lo scrisse, quel giorno più, dove leggemo avante. Mentre l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietate io venni men così come io morisse, e catti come corpo morto cadde. Andando verso la fine, un auspicio, nei nostri sogni più spinti ai limiti dell'osceno, più che del licenzioso, ci piacerebbe costruire una pubblicazione multimediale. Un ebook con formato cartaceo che riporti il testo italiano con traduzione cinese a fronte e i link ai vari video. 事情的最后的一个总结，我们的祝愿，在我们那些比较浪漫的、比较懒散的各种的梦境中，我们可能还会建立一个新的梦境，就是建立一个多媒体的一个link，一些出版物。 Se qualcuno fosse interessato, noi siamo pronti. 如果大家感兴趣的话，我们可以共享我们的一些成果。 Insomma, questo è il sugo di tutta la storia, la quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Abbiamo通过那个就是曼佐尼的约翰夫妇的最后的结局，结束我们今天的这个课程。因为总的来说，这就是我们所有的哈，我想讲的一些主要的内容。 关于这个主题呢，如果你们喜欢的话，希望你们能够喜欢，也喜欢，也那个喜欢这个创作这个东西的人，包括那些建议你们去阅读这些东西的人。但是如果你们觉得还是比较无聊的话，我们也不是故意的。 Ombra di nuovo progetto, chissà. Grazie per la vostra gentile. 非常感谢大家的参与。Grazie a tutti, grazie ai nostri traduttori e traduttrici Bruno Celeste e Maria, grazie a Fabrizio, grazie a Giulia, grazie a Cennin naturalmente che ha fatto la traduzione finale, ovviamente si trattava di letteratura, non poteva che aspettare a lei. Grazie.